Ecco, doveroso invece parlare, assolutamente, anche se io li posto spesso, il quartetto veneto degli Squadra Omega, se non erro di stanza a Padova. Uno dei gruppi italiani più importanti di sempre, veramente di sempre, li metto pari livello agli Aria, forse anche più importanti dei CCCP secondo me, li trovo più originali. E esordirono con degli EP in download praticamente scaricabili gratuiti. Penso all'epoca stavano forse su MySpace, perché il Bandcamp ancora non c'era. René Le Chanteux del 2008 e Tenebroso del 2009, che erano due EP abbastanza lunghi di mezz'oretta ciascuna, in cui si entrava in un'atmosfera arcana, mistica, una detta anche occult, Italian occult psichedelia, detta da qualcuno, giustamente perché è una psichedelia veramente occulta, sotterranea, misteriosa, evocatrice di mondi arcani paralleli. Cioè, a me, devo dire la verità, la prima volta che ascoltai il primo EP loro del 2008, il primo nome veramente che mi venne in mente furono sia i Popol Vuh che la Terre d'Hier Band, cioè le cose più al di fuori del rock in assoluto. E non a caso loro effettivamente mi sembra che nei primi EP non usano neanche percussioni o batterie vere, è tutto percussioni sparse, se ci sono qualche percussione. Usano molto i fiati, molta improvvisazione jazzistica, molto John Coltrane, il musicismo di John Coltrane. Molti sprazzi di elettroacustica in mezzo alla psichedelia, anche nel primo EP, René Le Chateau, ci sta 5 minuti di elettroacustica buona, che poi riprenderanno in seguito. E, è un disco molto emozionale, cioè nel senso che bisogna anche avere un. Cioè, questa è musica veramente per pochi, è brutto dirlo, però se non si ha una sensibilità interiore, queste robe non si percepiscono proprio, secondo me. Cioè, chi è abituato proprio al rock italiano, quello classico, difficilmente può entrare in sintonia con queste, purtroppo con queste meraviglie. Forse se è giovane ce la fa, ma già dopo i 20 anni la vedo difficile. Non voglio essere elitario, però io la vedo un po' così. Se non si ha un'apertura mentale giusta e soprattutto un cuore giusto. Ecco, Tenebroso continua sulla stessa scia, però regolarizza forse un po' il suono, nel senso che diventa un po' più Miles Davisiano elettrico, e anche inizia a incorporare delle reiterazioni dei minimalisti americani. Posso pensare anche, non so, qualche cosa un po' di Terry Riley, anche certo rock d'avanguardia australiano tipo i Next, ci stanno insomma queste influenze, però ecco, il pari livello diciamo cambia di poco rispetto al primo EP, siamo su livelli molto alti, veramente livelli molto alti. Poi dopo sono stati stampati in poche copie anche in vinile, dal purtroppo prezzo esorbitante, ormai introvabili, ma fortunatamente. Allora, uno, Tenebroso, sta pure su Spotify. Il primo l'ho trovato su YouTube, probabilmente sta su Bandcamp loro, ma toccherebbe andare a vedere. Poi dopo fecero un altro un disco, un omonimo, mi sembra Squadra Omega, che insomma, aveva ancora dei buoni pezzi di buon livello, vado sempre a memoria, ma ritornarono alla grande con un doppio LP, Altri occhi ci guardano, del 2015, in cui veramente lì mettono a fuoco la formula, magari è meno, diciamo, a livello artistico, magari è un gradino sotto rispetto agli EP, però questo disco qui compendia bene tutte le loro influenze, che vanno dal jazz elettrico di Miles Davis alla psichedelia, quella proprio acid rock, anche alla Grateful Dead, dai Popol Vuh alla Terre d'Hier Band, a anche minimalisti americani come Terry Riley. Ecco, diciamo, questo lo compendia meglio. Poi ne fecero un altro che si chiama Materia Oscura,
dell'anno dopo, del 2017, più solo elettroacustica, ecco, perché poi loro diventarono sempre più elettronici fino all'ultimo doppio EP che si chiama Antiterra, che praticamente è quasi un disco di EDM, sembra degli Autechre, senza quelle ritmiche spezzate degli Autechre, ma praticamente un gruppo molto più elettronico e molto meno psichedelico, anche se la psichedelia ci sta sempre. E questo penso sia anche dovuto al fatto delle loro collaborazioni con i Matmos, perché loro sono più famosi, guarda caso, all'estero che in Italia, e probabilmente l'influenza dei Matmos si è fatta sentire in Materia Oscura e in Antiterra. Ecco, quindi uno dei grandi gruppi di casa nostra che quasi nessuno conosce, e fareste bene davvero ad attaccare Spotify e ascoltarvi tutta la discografia per intero. Da me hanno il massimo appoggio e la massima stima, anche perché volutamente da fuori ogni schema commerciale, non c'entrano niente con l'indie rock italiano, non c'entrano niente col pop italiano, ma non c'entrano niente con niente che si fa in Italia proprio, cioè questo è un gruppo che purtroppo è nato qua forse per errore, non so bene perché. Quindi fatelo vostro e non lasciatevelo scappare.